buon sabato di nuovo insieme con Tiberio Timperi e Miriam Leone. Tra i vari argomenti di attualità in questi giorni ce n'è uno che riguarda in particolare milioni di famiglie, quello della casa. Perché? Perché lunedì prossimo, il 17, scade la seconda rata dell'IMU per chi ha deciso di rateizzare, e anche perché sta per essere varato il decreto che darà le istruzioni per il pagamento del saldo che riguarderà milioni di noi. Di recente si è parlato molto anche dell'aumento dei tassi dei mutui, i più cari d'Europa, ai noi, del crollo del mercato immobiliare e dell'ipotesi che i prezzi possano andare a picco come è appena accaduto in Spagna. Con noi allora per fare chiarezza Achille Perego, buongiorno, giornalista economico, Nicola Forte, tributarista e collaboratore del Sole 24 Ore, Paolo Righi, presidente della Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali, e in collegamento da Torino Silvia Cugini dell'ADOC, buongiorno. Buongiorno. Pronti per partire allora. Il mattone per molto tempo è stato considerato l'investimento più sicuro, rifugio, ma a questo punto ce lo chiediamo un po' tutti quanti. La casa è ancora un buon investimento? Allora, io dividerei in due. Se lo intendiamo come investimento, nel senso dei fortunati che magari hanno in banca tanti soldi e vogliono magari comprare una casa proprio come investimento, sarei prudente, perché con le tasse che sono arrivate sulla casa eccetera forse non vale più così tanto. Invece per l'acquisto, la prima casa, una giovane coppia, una famiglia, devo cambiare casa, comprare la più grande, direi che alla fine è sempre un bel rifugio. Non è un buon investimento nel breve periodo, cioè se io non intendo acquistare, monetizzare, avere subito un beneficio, sicuramente no, in questa situazione di prezzi tendenzialmente stabili e calanti. Invece nel medio periodo, dove presumibilmente è un auspicio di tutti che i prezzi dovrebbero oscillare più al rialzo, allora posso guadagnare, anche per, tenendo conto della variabile fiscale. Perché per medio periodo si intende quanti anni? 5-10? Diciamo 5-10, poi dovremo vedere. Esattamente così, nel medio periodo l'investimento garantisce intanto la tutela dall'inflazione, perché ricordiamoci che in questo paese l'inflazione galoppa, certo, o galoppava, e quindi mantiene e tutela il risparmio delle famiglie italiane. Quindi noi consigliamo di acquistare, ma non appunto per monetizzare subito, cioè non paragoniamo l'investimento immobiliare ad un investimento azionario. Dottoressa Cugini, da un osservatorio come il suo, quello di un'associazione di consumatori? Ma diciamo che io l'osservatorio lo dividerei in due. Da un lato quello relativo agli over 30, dove sicuramente il mattone costituisce ancora oggi un buon investimento, se non altro perché è stato fatto qualche decennio fa. Per quanto riguarda invece i trentenni, cioè i giovani d'oggi, seppur astrattamente investire nel mattone potrebbe costituire un investimento, mancano oggi le potenzialità per consentire ai giovani di poter accedere a questo tipo di, acquisto. Questo perché? Perché c'è una tale stretta creditizia da parte delle banche che ha portato ad un tale innalzamento degli standard richiesti dagli istituti di credito che un giovane d'oggi, seppur occupato, seppur con un contratto a tempo indeterminato, fa davvero fatica a poter trovare le condizioni affinché una banca gli possa concedere un mutuo. Ne parleremo ancora dopo. Dalla verità della dottoressa Cugini, attualità più immediata, Achille Perego, dopo domani. La seconda rata dell'IMU si ripresenta. Allora, chi deve pagarla? Informazioni pratiche per chi ci sta seguendo. Allora, giusto, consigli pratici. Lunedì si paga la seconda rata dell'IMU, è un versamento che riguarda circa 900.000 italiani. Tutti coloro che a giugno avevano deciso di pagare l'IMU in 3 rate e non in 2. Che cosa dovete fare se avete fatto questa scelta? Dovete praticamente andare in posto, in banca, nei concessionari con il modulo F24 e ricopiare, in pratica andare a prendere nel cassetto quello che avevate fatto a giugno. Una cosa molto importante è che il pagamento della seconda rata, cioè lunedì, riguarda soltanto l'IMU sulla prima casa o sulle sue pertinenze. C'è un codice che avevate già scritto a giugno, 3912, dovete riportare solo quello più le detrazioni. L'ultima cosa, consiglio pratico, mettete anche il codice del numero della rata, non copiate quello di giugno che era 0102, ma scrivete 0202. Forte, poi ci sarà il saldo di metà dicembre per quanto riguarda l'IMU. Il decreto legge dovrebbe essere imminente, varato a inizio settimana. Ci sono già delle anticipazioni?
No, per ora, appunto, come ha anticipato Achille, il versamento della seconda rata dell'acconto è sulle aliquote stabilite dalla legge. Il saldo sarà sulle aliquote deliberate dai comuni. Di che cosa siamo in attesa? Di un decreto che in realtà potrebbe anche non esserci. Cioè, una parte del gettito IMU va nelle casse dello Stato. Lo Stato ha stimato quanto dovrà entrare, una cifra piuttosto sostanziosa. Quando saremo i primi di dicembre, lo Stato farà i conteggi se la somma prevista è effettivamente entrata. Se non dovesse essere entrata, un decreto che può essere varato entro il 10 dicembre potrebbe al limite, speriamo di no, rivedere al rialzo le aliquote 4 per 1000 abitazione principale e 7,6 per 1000 le abitazioni secondarie, e a questo punto le aliquote deliberate dai comuni indirettamente subiranno un ulteriore incremento. Questo decreto potrebbe però anche non esserci, e a questo punto il saldo di dicembre sarà sulle aliquote deliberate dai comuni, quindi ci sarà un conguaglio, seconda rata però molto più sostanziosa tendenzialmente. Abbiamo accennato anche ai mutui prima, no? Per cui oramai in particolare qui in Italia i tassi sono alle stelle. Da cosa è dipeso questo aumento spropositato, Perego? Allora, dipende da quello che ormai abbiamo imparato a conoscere come parola, spread. E spieghiamo che cos'è, però lo abbiamo sentito. Cos'è successo nell'ultimo anno? Che a causa della crisi, eccetera, noi paghiamo questa differenza sui tassi molto alta rispetto, per esempio, alla Germania. E allora le banche pagano tassi più alti per raccogliere il denaro sul mercato e ovviamente, non essendo enti di beneficenza, li applicano anche sui mutui. Quindi nell'ultimo anno il costo di un mutuo si è quasi raddoppiato. Oggi i migliori mutui, ecco, una cosa importante da dire è che comunque ogni banca fa dei prezzi diversi, è come andare al supermercato, quindi imparate anche a confrontare le offerte. No, non c'è un cartello. Ci sono dei siti, anche dei motori su internet, sì, andate a vedere. Comparano. Io li ho proprio controllati ieri e vi posso dire che oggi ci sono i migliori mutui variabili sul mercato, oscillano attorno al 3,20, 3,30, 3,50% di tasso. Allora, qual è il problema? È che i tassi sul mercato, i tassi europei, sul quale si applica il calcolo del mutuo, è una parola difficile, ma ve lo dicono in banca, Euribor, sono al minimo storico. Cioè sono allo 0,3%, solo che la banca applica una differenza, il suo guadagno, che nel migliore dei casi sono 2,8-3%, a volte anche 4%. Non manca l'appetito, insomma. Ecco. Non manca l'appetito. Allora i mutui sono diventati più cari. Pensate che oggi mediamente ci vogliono 23 anni, no? Per ripagare il mutuo e la durata del mutuo, con una rata di circa 700 euro, pari a circa 4-5 stipendi annuali, per riuscire a comprare una casa, quella tipo media, di 100 metri quadri per 160.000 euro. L'ultimo consiglio però molto importante che vi dico è: quando confrontate i mutui dovete stare molto attenti al parametro di confronto, chiedetelo in banca, è il TAEG, cioè OLISC, il vero tasso che voi pagate. E l'ultima cosa, occhio, le banche cercano anche di applicarvi sempre una polizza sulla vita, sulla perdita del lavoro, con commissioni da capogiro altissime. Voi non siete obbligati a sottoscriverla. Però se poi è subordinata... Bah. Dottoressa Cugini, quali le domande o le difficoltà più frequenti su questo, sui mutui, delle persone che si rivolgono a voi? Ma è incredibile come, soprattutto in questo periodo, le associazioni dei consumatori stiano riscontrando delle richieste d'aiuto, soprattutto da parte degli inquilini. Ecco, perché effettivamente l'introduzione dell'IMU ha avuto un impatto negativo anche per quanto riguarda i contratti di locazione. Che cosa lamentano gli inquilini? Lamentano delle richieste da parte dei proprietari di casa di rivedere il canone di locazione. Ecco, io vorrei rassicurare tutti coloro che ci stanno ascoltando che se il contratto di locazione è già stato stipulato ed è già stato stabilito quello che è il prezzo che deve essere pagato mensilmente, nulla più è dovuto. Noi potremmo eventualmente adeguare il nostro canone di locazione all'indice Istat, al 75, al 100%, dipende dal contratto, ma non dobbiamo corrispondere al proprietario di casa nulla di più rispetto a quello che abbiamo concordato nel momento in cui abbiamo stipulato il contratto, per tutta la durata del contratto, quindi 4 più 4, la durata
sarà 8 anni, per 8 anni noi andremo a pagare quello e nulla di più. Per quanto riguarda invece i reclami sottopostici dai mutuatari, cioè da coloro che hanno contratto un mutuo, ahimè il problema principale è quello relativo all'insolvenza, cioè la difficoltà che hanno oggi le famiglie italiane a riuscire a pagare le rate di mutuo. Ecco, in questo contesto la colpa non è solamente delle banche, perché le banche hanno preso un impegno con noi, hanno effettivamente corrisposto la cifra che abbiamo concordato entro un termine stabilito. L'obbligo da parte del mutuatario è quello di pagare puntualmente e pagare per tutta la durata del mutuo. Quindi il nostro consiglio da parte dell'Associazione dei Consumatori è di prevedere per esempio una rinegoziazione del mutuo qualora si abbiano delle difficoltà a pagarlo, vale a dire estendere per esempio la durata del mutuo in modo tale che l'importo della rata sia più piccolo e quindi dia più respiro alle famiglie, ma non di non pagare, altrimenti si generano delle situazioni di insolvenza che creano poi delle situazioni davvero spiacevoli. Poi il consiglio di Achille Perego è senz'altro da noi condiviso, perché esistono oggi degli importanti motori di ricerca che ci consentono di avere un tale ventaglio di offerte per cui effettivamente possiamo individuare quella più congeniale alle nostre esigenze e quindi quella che meglio soddisfa le nostre richieste. Oh, io vorrei tornare vorrei fare un piccolo passo indietro. Caro Perego, prima dicevi, cosa è capitata anche a un mio amico che ha appena comprato casa e sottoscritto un mutuo, che è stato praticamente obbligato, torto collo, ad accettare questa assicurazione, perché non poteva fare altrimenti ed era proprio a ridosso del rogito. Allora, uno cambia banca, tu mi vuoi dare l'assicurazione della vita, io non la voglio, però gli altri poi mi aumentano lo spread e chi deve comprare casa è tra il martello e l'incudine. È vero, perché le banche a volte fanno, tra virgolette, questo ricatto: se non vuoi la polizza, se lo spread è al 3%, allora diventa il 4%, e uno dice, ma allora continuo a pagare lo stesso tanto. Vogliamo togliere le virgolette, scusa. No, sì, esatto, hai ragione. Allora, che cosa potete fare? Io direi che alzare la voce è sicuramente molto importante, però a volte non si riesce. Poi da soli... E da soli non si riesce. Allora, ci si può far aiutare, associazioni dei consumatori, c'è anche l'arbitro bancario, ma quello che vi dico, la cosa più importante, è non arrivare all'ultimo momento di fronte a questo ricatto, cioè vagliare prima le proposte di più banche, perché non tutte si comportano così, e quindi privilegiare quelle che si comportano così meglio, perché se si arriva all'ultimo momento e la banca, come dici tu, togliamo le virgolette, fa quel ricatto, alla fine uno è costretto ad accettarlo. E il timore poi è che anche qui da noi possa succedere, come accennavamo prima, quello che è successo in Spagna, la cosiddetta bolla immobiliare spagnola. Oltre 1 milione di case invendute sul mercato, valori degli immobili a picco. Ipotesi reale o eccesso di allarmismo? No, in Italia non può succedere questo. In Spagna le case invendute in questo momento sono 2 milioni, ma vi è una sostanziale differenza tra il mercato italiano e quello spagnolo. Nel mercato italiano i proprietari rasentano l'83%, più o meno tutti hanno una casa. Nel mercato spagnolo solo il 30% era proprietario di casa, quindi si è costruito molto. Oggi pensate che in Spagna si abbattono le case perché non c'è credito e non si riesce a vendere, quindi i proprietari non hanno stabilizzato il mercato, cioè la gente non riesce più a comprare casa per i noti problemi della crisi e quindi ecco la bolla immobiliare. Cioè, bisogno di case ci sarebbe anche, il problema è che poi le banche non danno non i soldi per i mutui. Non riescono a comprare, quindi... ma non è solo colpa delle banche, è anche colpa di una condizione generale, no? Mentre in Italia, come si diceva anche prima della trasmissione con i colleghi, abbiamo un mercato maturo, l'83% dei proprietari ha una casa. Quindi cosa accade? Che il proprietario che intende vendere la casa, privato, se non prende la cifra che desidera o qualcosina in meno, non vende. E infatti in Italia non calano i prezzi, o calano in misura molto minore che nel mercato spagnolo, ma calano il numero delle compravendite, perché la domanda, l'incrocio tra domanda e offerta, oggi non si attua, perché il pubblico, sentendo i centri studi, sentendo gli allarmismi, caleranno le case del 30-40%, non calano le case, non calano, o quantomeno non calano le case nei centri storici e nelle... in certe attività. Allora, abbiamo noi, concluso, avevamo... Sì, vogliamo lo stesso parere dalla
dalla dottoressa che è in collegamento con noi brevemente, perché abbiamo 5 secondi. Una battuta. Allora, dunque, l'auspicio da parte delle associazioni consumatori per far ripartire il mercato è che vengano attuate delle politiche che valorizzino la creazione di immobili più sicuri, degli immobili antisismici, minore impatto ambientale, con risparmio energetico e meno costosi, per far ripartire la voglia degli italiani ad acquistare una casa. E poi una politica governativa che vada ad agevolare i finanziamenti a mezzo dottoressa, a medio termine. Dottoressa, io devo stoppare e entrare a gamba tesa. Questa però speranza di ripartire. Grazie alla dottoressa Cugini, Perego, Righi, Perego e Forte. Li abbiamo incrociati.